andavano molto forte, una squadra che sta bene, da quello si sapeva che è 2 anni che hanno fatto un bel campionato, però anche noi lo sappiamo, andiamo lì a fare la nostra partita. È la gara sulla carta più difficile di quelle finora disputate, è sempre più difficile quella prossima. Considerato che all'inizio l'Inter aveva qualche problemino e la Juventus idem, mentre loro sono al massimo, quasi. No, ma sarà una grande partita perché la Fiorentina ha dimostrato che di primi quattro ci può stare. Noi andiamo lì, sono due squadre che giocano e credo che ci si sbaglierà meno e portare il risultato a casa. Da come parlate non è che vi sentite così inferiori, mi pare di capire, dall'inizio della settimana che è un po' un ritornello abbastanza continuo. Fiorentina è tanto tempo che sta a far bene, hanno fatto un gruppo di ragazzi giovani, un gruppo di vecchi, e fino adesso stanno a far bene. Noi stiamo bene, andiamo lì senza aver paura di nessuno, sappiamo che i nostri mezzi, sappiamo che se noi giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina. Zapata ha detto che se è concentrato Mutu non passa. Si è sbilanciato, eh? Era una mezza battuta, ma l'ha detto. Speriamo bene, speriamo che è concentrato, speriamo che ne è concentrato lui in tutta la difesa come sta a fare fino adesso, perché anche Felipe a quanto è entrato sta cominciando a stare bene, sta a fare grandi partite. Lo sanno anche loro che è una partita difficile perché davanti alla Fiorentina c'ha Mutu, Vieri, Hummels, c'ha tanti Simeone, tanti giocatori Sì. forti, anche quei ragazzi che facevano in Pazzini. Coppa, sì, c'ha Pazzini, c'ha tutti, Riccardo. credo che se loro sono concentrati mi fa piacere. Speriamo che non siano concentrati loro dietro, perché erano la difesa migliore. È una partita bella perché credo che arriva un momento giusto che due squadre stanno bene e speriamo di riuscire a stare meglio noi. Scaramanticamente, la Fiorentina è l'unica squadra italiana che imbattuta sia in campionato che in coppa. Arriviamo noi, però Appunto. vabbè, no, vedete che è normale, ha fatto tanti risultati, è una squadra che è giovane, che sta a far bene, è un grande allenatore, vedete che c'è un ambiente bello, anche in mezzo sarà pieno lo stadio, noi andiamo lì a cercare di fare l'Udinese, a cercare di portare i punti a casa. La distanza con Mutu, ok, sono due squadre che si incontrano, però avete il ruolo anche abbastanza uguale, È un grande giocatore, sta dimostrando, ogni momento fa gol, li fa fare, è uno che gioca per la squadra, che non è solo Mutu, è proprio il collettivo che è forte, la Fiorentina che è stato fatti obiettivi di tanti giocatori che mancavano in mista, però noi cerchiamo di pensare a noi, noi siamo un gruppo che se corriamo tutti, cerchiamo di darci una mano a tutti, si vince solo così. Attenzione a Vieri, perché sai. Infatti mi fa piacere perché è un ragazzo che sta lavorando tanto, tutto da aver finito, invece ha dimostrato che quando sta bene fisicamente è un attaccante secondo me fortissimo, è un ragazzo che sta a fa bene, non ho piacere, però speriamo che si fermerà domenica perché è la difesa nostra. Ah, si ferma domenica. Senti, Speriamo sì. sempre su Vieri. Qualcuno dice che potrebbe meritare la nazionale. Secondo te ha ancora tempo, modo per entrare in nazionale? Questa è una domanda che devi fare, non a me. Sta No, fa no, bene. un tuo giudizio, lo Il mio so che. giudizio è sta fa bene, Donnarumma ha sempre visto di fa bene con vocazione, crede che si sta bene, lo guarderà lui, cercherà lui di chiamarlo. Si viene, è un grandissimo giocatore, dimostrate che ci può dare una mano. Guardando i numeri, loro hanno preso 7 gol finora, ne hanno presi 6 in casa e uno solo fuori, vuol dire che quando giocano in casa magari tendono forse un po' a sbilanciarti. E hanno fatto 18 gol, togliendo i gol che avete preso con il Napoli, voi avreste più o meno gli stessi gol subiti, ne avete fatti però 6 in meno rispetto a loro.
è lì forse che dovete ancora un po' migliorare, non tanto nei gol subiti quanto nel cercare di sfruttare qualche occasione in più. Beh, ma quello è normale, l'attaccante lo fa sempre gol, però io preferisco fare 3 punti di fare un gol ogni domenica. Ma dovete cercare di sfruttare, forse questo volevo dire. Vabbè, ma sono cose che può succedere, cioè che puoi tirare 20 tiri in una giornata, non fai gol e la domenica dopo fa un tiro e vince la partita. Ma io credo che quando l'attaccante fa tanti tiri e sbagli sono contento, perché vuol dire che la squadra gioca, si diverte e cerca di fare gol. Poi se arriva un gol in più è meglio anche per noi. Di capire se ti aspettate una partita molto tirata, equilibrata, che può essere decisa anche magari poi da un episodio, no? Sì, sarà una partita che la Fiorentina gioca, è giusto che gioca perché è una grande squadra. Noi, quando siamo delle squadre che giocano, giochiamo anche noi e credo che sarà una bella partita. Sarà una tanta azione, cerchiamo di sbagliare meno, perché secondo me ti sbaglia meno, secondo me porterà il risultato a casa. Voi siete una squadra che gioca al calcio, avete cominciato dalla difesa a manovrare con precisione. Il fatto che loro azzardino e cerchino di pressare sempre alto può favorirvi, viste le vostre caratteristiche? Sì, ma questo lo sa anche il mister della Fiorentina, che giocando meno 3 davanti. Ma non si può cambiare di colpo, eh? Sai, ma non è facile anche per noi. Lui lo sa che giocando 3 davanti così si cercherà un po' di aspettare anche loro, credo che si aspetteranno anche loro, però. Se vengono attaccati è normale che noi abbiamo più spazio davanti per cercare di sfruttarne il massimo. Nel 92-93 li avete cacciati in B, quest'anno cosa li fate? Io. No, tu eri un piccolino. L'Udinese mi ha dato in B la Fiorentina. Per me è una partita bella, è una partita che ci possiamo divertire tutte e due squadre. E io spero che l'Udinese vince. Basta. Poi il resto, i numeri. Era una battuta la mia. L'importanza di fare 3 punti. Perché stiamo parlando ormai del calcio antico. Io preferisco non guardare il nulla e nulla. Andare in campo e cercare di dare il massimo. È veramente da tripla questa gara? Io spero i 3 punti. Tripla, quadripla, vediamo di gioco. Un Empoli gli avete fatto gol? Non faccio solo con Udinese, quello. Con Spalletti, due? Sì, due pari. Qui? No, a Firenze. Avevamo 2-0. 2-0. Ma è successo 2-2 e tutte e due andate e ritorno quell'anno? No, sì, bravo. Quell'anno lì, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Fatto col Miccoli qua. Sì. Due Miccoli, sì. E tu devi montare e io sono il primo gol di montare in campionato. E uno tu? Sì, 2-2. Quindi Firenze è già segnato, no? Attenzione, Fiorentina io ho già segnato. Grazie. Grazie a voi.